Benvenuti a Il Punto, trasmissione di approfondimento su temi di politica, di economia, dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. In questa puntata abbiamo nel nostro centro video il capogruppo della Lega, Valerio Mancini, e Buongiorno e buon. per il Partito Democratico, Michele Bettarelli, vicepresidente dell'Assemblea. Apriamo con la politica. Questo è un anno di elezioni, il 2024. È iniziato con le elezioni per il Parlamento europeo, al quale è salito anche il presidente dell'Assemblea legislativa, Marco Squarta. È proseguito con la tornata delle amministrative, che hanno visto dei cambiamenti importanti. Il capoluogo di regione è tornato al centro-sinistra. Gubbio per la prima volta invece è andato al centro-destra, non c'è più il centro-sinistra. Altre amministrazioni hanno vinto, diciamo, per uno scarto esiguo e si sono potute riconfermare. E adesso arrivano le elezioni per la regione dell'Umbria. Quindi l'analisi non può che tenere conto di tutti questi fattori. Presidente Mancini, e che cosa si aspetta in questo quadro politico che ho solo tratteggiato? Mi aspetto ovviamente che Donatella Tesei sia senza se e senza ma, come annunciato più volte anche dal segretario della Lega regionale Marchetti e ovviamente dallo stesso Matteo Salvini, il prossimo candidato alla presidenza della Regione Umbria. Quindi premiare un lavoro difficile che si è fatto partendo da una situazione ereditata pesante sotto tutti i punti di vista, economico e non di meno quello sanità, con un tessuto amministrativo lacerato dalle triste vicende giudiziarie, quindi un aspetto molto pesante per quelle che sono le istituzioni. Questo lavoro ha portato a un'inversione di rotta in ambiti significativi come l'economia e il turismo, con una ripresa anche come ultime notizie di stampa riportate dall'assessore Coletto, che stanno dimostrando che l'impegno dopo la pandemia sta portando risultati. Quindi dal punto di vista politico, anche il recente sondaggio del Corriere della Sera stabilisce che il gradimento degli umbri nei confronti di Donatella Tesei, al 57%, se ben ricordo, è un gradimento fatto sui cittadini. Quindi questo gradimento deve essere ovviamente premiato con la fiducia politica di tutte le forze di centrodestra. Consigliere Bettarelli, il centro-sinistra invece si prepara a dare battaglia. Lei naturalmente non è d'accordo con quanto ha detto il capogruppo della maggioranza. Sì, ci mancherebbe, ma credo che a smentire, come dire, le promesse, le illusioni del consigliere Mancini a stretto giro ci siano state le amministrative, con la testimonianza di quello che è successo, laddove noi di centro-sinistra siamo capaci di unirci in una proposta inclusiva, ampia, i risultati arrivano. Insomma, Perugia, credo che sia un momento di sintesi politica con una candidata, con una coalizione molto forte, che ha dato la dimostrazione che, ripeto, laddove noi sappiamo proporre e unirci, possiamo vincere. Ma lo stesso è avvenuto su altri territori che abbiamo riconquistato come centro-sinistra, Marciano, penso, Bastia, Montefalco, che simbolicamente comunque ha una sua rilevanza, le confermo in tanti altri comuni, Gualdo Tadino, penso a praticamente tutti i comuni dell'Alto Tevere, ma in generale di tutta l'Umbria, e laddove non siamo riusciti a vincere, lo scarto è stato veramente minimo, penso in particolare Foligno ed Orvieto Siterna, c'era un sindaco che era Enea Paladino uscente che ha vinto con il 51-52%, ed è testimonianza, colgo lo spunto del collega Mancini per dire che laddove non siamo uniti, abbiamo più difficoltà a vincere, perché a Citerna avevamo due candidati di centro-sinistra contro, tra virgolette, il candidato Enea Paladino. Quindi credo che ci siano tutte le condizioni per far bene, per proporre, oltre che criticare i 5 anni di amministrazione, e guardando, come dire, un po' in avanti, quindi un passino oltre rispetto a quello che è successo. E anch'io mi unisco all'appello che in tanti hanno fatto in questo periodo, partiti, sindaci, esponenti di vari mondi, che è quello che rivolgo anch'io ovviamente per ruolo, per competenze. Anch'io rivolgo a Stefania Proietti, attuale sindaco di Assisi, presidente della provincia di Perugia, a
a darci una mano e quindi ad accettare la proposta che le sta arrivando, ripeto, da tutti i partiti del centro-sinistra, perché è una figura capace, competente, una figura che ha dimostrato sul campo che sa unire le forze politiche, sa proporre, sa fare, e credo che sia la candidata ideale della nostra coalizione di centro-sinistra per tornare a rifare, ad amministrare con i criteri del centro-sinistra, sanità pubblica, una serie di criteri, ma non è questo il momento per esplicitarli, ma ripeto, anche io quindi un appello, così come ha fatto il consigliere Mancini, ovviamente dal lato suo, io lo rivolgo a Stefania Proietti. Sarà una bella battaglia. Cambiamo argomento, perché si parla molto politicamente di autonomia differenziata. Ora, da Mancini, come capogruppo Lega, voglio sapere se si tratta di una sorta di federalismo e perché qualcuno critica dicendo sarà un disastro per le regioni meridionali e l'Umbria rischia di finire nel gruppo delle meridionali. Non che la cosa sia offensiva, ma a livello, diciamo, di preoccupazioni sull'economia, sulla finanza. Ma io penso che lei mi sia testimone da giornalista di questa importante istituzione, se ricorderà le prese di posizione dell'allora presidente Marini, che insieme all'allora governatore dell'Emilia Romagna e della Toscana parlava di più autonomia, basta solo cercare su internet. Quindi l'autonomia è prevista dalla Costituzione e le pubbliche amministrazioni, autonomia vuol dire più vicinanza ai territori, e bisogna sempre ricordare che l'esempio della sensibilità per cui le amministrazioni sono più vicine ai bisogni imminenti dei cittadini sono i comuni stessi, cioè dove il sindaco di fatto sulle cose proprio più immediate ai cittadini è quello che decide. La regione Umbria era una regione che ha avuto un percorso della sua crescita economica molto altalenante, e voglio ricordare che la CGA di Mestre, che è una nota associazione che fa dati veri di economia, quando parlava di residui fiscali, l'Umbria dei migliori anni nel 2000 aveva un residuo fiscale di oltre 1,5 miliardi. Cosa vuol dire? Che rispetto ai servizi che i cittadini umbri ricevevano indietro, rispetto alle tasse conferite, questa era una differenza ovviamente in meno. Ora, giustamente, cosa si dice nell'autonomia? Cerchiamo di avere più risorse perché si responsabilizzi politicamente la gestione, che è quella che spetta, diciamo, alla prossimità del territorio. E poi dovremmo anche capire una cosa: ci sono in Italia delle regioni a statuto speciale, dove di fatto a livello di norme, anche di carattere proprio costituzionale, hanno delle autonomie enormi in più. Penso alla Sicilia, alla Sardegna, al Friuli Venezia Giulia, alla Valle d'Aosta, cioè queste regioni di fatto hanno un'autonomia differenziata spinta, cioè hanno norme elettorali, stipendi delle istituzioni che abbiamo visto anche di abomini non di poco conto, e adesso si fa una legge che in qualche maniera è stata una battaglia politica della Lega, che è quella di responsabilizzare. E poi c'è una volontà popolare. Io ricordo il referendum, quelli del Veneto, che hanno dimostrato la volontà popolare. E penso che quando si dà dietro alla democrazia, cioè alla volontà popolare, non ci sono questioni che tengono. Il resto è solo ideologia per diciamo, controbattere dal punto di vista politico semplicemente delle norme che possono solo dare responsabilità. E poi, se a fonte della responsabilità non arrivano i risultati, allora non è un problema della legge, è un problema di chi l'amministra, e i cittadini, come succede per i comuni, sapranno scegliere un presidente di regione, assessori e consigli regionali in maniera ovviamente diversa. Questo è quello che serve all'autonomia. E quanto autonomia in più, quanto autonomia in meno, sono tutti nei termini che ogni regione può sensibilizzare. La storia dell'Umbria è complicata. Io penso che la sua tradizione culturale, storica, possa essere una di quelle regioni che possa rilanciare questo patrimonio culturale in termini di educazione, in termini anche di bisogni economici che riguardano l'agricoltura, che riguardano le nostre imprese. Quindi male non fa. Consigliere Bettarelli, l'autonomia differenziata che si sta chiedendo, su cui ci si sta scontrando a livello di governo, no? Qual è l'aspetto negativo? Che cos'è che non... Noi in Umbria e anche in altre regioni del centro-sinistra siamo profondamente contrari. Intanto, per quello che riguarda la nostra regione, abbiamo depositato insieme a tutti i consiglieri di minoranza
una proposta per indire il referendum e ci auguriamo che poi ci siano i tempi per votare questa proposta in Consiglio regionale e che almeno insieme a noi altre 4 regioni approvino questa proposta per appunto avviare un referendum. E quello che succede a livello governativo, ovviamente poi a livello regionale, è del tutto evidente, mi sembra che sia una battaglia che la Lega ha proposto, sta portando avanti e l'ha diciamo ottenuta con dei risultati che però sono capestro per tante regioni, per tante amministrazioni regionali nel momento in cui si va da una parte a svilire la nostra Costituzione, ma soprattutto si vanno a danneggiare i diritti essenziali di tanti cittadini, soprattutto residenti in regioni come ad esempio la nostra, perché i livelli essenziali di prestazioni vanno garantiti ed è evidente che laddove ci siano minori risorse per vari motivi e poi si va ad incidere sulla qualità della vita, dei servizi, degli abitanti di tutta l'Italia e quindi oltre che creare delle come dire, discriminazioni territoriali, quello che mi preoccupa e ci preoccupa molto è che si alterano proprio gli equilibri e si favorisce la disparità fra cittadini italiani. Un altro motivo di attrito tra l'amministrazione centrale e gli enti locali si percepisce da una sollevazione da parte di molti comuni e non solo nella nostra regione nei confronti dei tagli che sono in vista in seguito appunto alle manovre economiche del governo. Tagli che i comuni dicono renderanno la situazione insostenibile e che per il cittadino potrebbero significare nuove tasse, Mancini. Qual è questa problematica? Il governo che cosa sta sbagliando? Che cosa potrebbe fare per rispondere appunto a questo lamento dei comuni? Allora, l'autonomia finanziaria dal 2010, leggo fonti del Ministero, dal 2010 al 2022, l'autonomia finanziaria di un comune che si alimenta con l'IMU e l'addizionale IRPEF essenzialmente è passata in questi 12 anni dal 47% al 29%, cioè cosa vorrebbe dire? Che a un certo punto i comuni hanno perso e hanno dovuto compensare con entrate proprie e questo è il risultato perché? Perché in quegli anni tutta una serie di tagli, quindi dal 2010 al 2022, di cui sappiamo benissimo i governi chi sono stati, da Monti in avanti, quelli principali, che sono poi tagli che sono anche caduti in sanità, hanno obbligato i comuni a trasferire la pressione fiscale con maggiore forza nei cittadini. E questo lo sa benissimo il collega Bettarelli perché ha fatto il vice sindaco. Città di Castello è uno dei comuni, paradossalmente essendo virtuoso, è uno dei comuni che ha una delle più alte autonomie finanziarie, cioè quindi di fatto è uno dei comuni che in teoria, quando si parla di autonomia, in teoria dimostra che vive da solo. Perché? Perché al di là dell'appartenenza politica ci sono state amministrazioni fatte di cittadini eletti nei consigli comunali dove c'è un controllo alla buona gestione o viene contestata quando questa non è, che c'è un processo proficuo, lo voglio dire. Questo non è che succede solo sui comuni di destra o di sinistra, succede in generale. Oggi si condanna questi trasferimenti come se fossero chiaramente i primi. In realtà non sono i primi, non sono gli ultimi, ovviamente non fa piacere. Io da sindaco posso dire che non apprezzerei una cosa del genere, però è anche evidente che certe manovre che sono state fatte da questo governo sono state volute per altri anche spese significative, non di meno il riaumento della spesa sanitaria e quello che stiamo patendo come il deficit enorme lasciato sul 110 dimostra praticamente che le scelte dei governi di prima su certe cose li stiamo pagando ora. E quindi alla fine c'è una ripartizione che ha riguardato anche questa regione con un taglio tutte le regioni per 6 milioni, quindi non solo i comuni, anche la regione Umbria. Voglio ricordare un intervento sempre dell'allora presidente Marini in una sessione di bilancio, noi saremmo anche contenti di dare più servizi se dal governo, parole sue, del 2017 vado a memoria,
in questi anni non ci fossero stati tagliati 400 milioni dai governi, quindi ovviamente i governi di centrosinistra. Quindi i tagli sono purtroppo una cosa che non fa piacere, ma non può essere uno strumento di battaglia politica, perché vuol dire che uno non ha memoria di quello che è stato fatto in passato da governi di centrosinistra. Ecco, però Bettarelli, sono diversi i comuni che stanno protestando e quindi ci sono... mi fa piacere che Città di Castello sia virtuosa, ad esempio, lei era vice sindaco, cioè, ce ne sono anche di piccoli, Cioè, si lamentavano uguale. E ci sono però anche comuni piccoli che invece si sentono proprio strozzati, almeno io ho raccolto queste segnalazioni. Sì, quello che, come dire, mi colpisce anche in questo frangente è che sì, anche io da ex assessore al bilancio, laddove c'erano tagli mi lamentavo del governo, poi se era un governo Berlusconi, un governo Salvini, un governo Conte o un governo di centro-sinistra, mi sono lamentato sempre. E i 16 milioni in meno a cui fanno riferimento in un triennio invece oltre 40 sindaci solo di centro-sinistra, ecco, questo invece, come dire, politicamente, anche amministrativamente, mi preoccupa, perché se è riscontrato che questi tagli ci sono, così come ci sono tagli per circa 20 milioni alla nostra regione, non vedo il motivo per cui non ci si debba unitariamente, destra, sinistra, centro, con ognuno per ruolo e per competenza, lamentare, ma non lamentare fino a se stesso, lamentarci perché vanno a rischio i servizi, vanno a rischio le tariffe. E laddove ci sono dei tagli spalmati su più anni, ma che vanno poi a incidere sulle casse comunali, nel primo caso i 16 milioni e in il secondo i 20 nella regione, è evidente che siccome il bilancio deve andare a pareggio, un comune base che dice se ho 4 milioni, ad esempio è la stima, ho letto, di Perugia, ho 4 milioni in meno, che faccio? Diminuisco i servizi o aumento le tasse? Ecco, questo credo che sia un dato su cui dover riflettere, quindi la strumentalizzazione politica credo che non serva laddove, come diceva giustamente Mancini, la Presidente Marini si lamentava dei tagli laddove avvenivano dal governo di centro-sinistra e laddove avvengono dal governo di centro-destra, parimenti bisognerà dire che questi tagli ci sono, che sono preoccupanti perché mettono a rischio i servizi o mettono, come dire, a forte rischio l'aumento delle tariffe. Faccio una proposta. Possiamo telefonare ai parlamentari del Partito Democratico e di 5 Stelle, che quest'ultimi da pacifisti, no, sostengono questo campo largo, magari i parlamentari, come la Lega sta evidenziando, non solo con gli interventi del nuovo europarlamentare Vannacci, ma anche qualche autorevole esponente della Lega, forse è il momento di riflettere di qualche miliardo in meno in armi all'Ucraina, cosa che ovviamente i cittadini di questa regione conoscono le mie posizioni, e magari non c'è bisogno di tagliare nessuno, però ricordo che qualche segretario di partito all'indomani della scoppio della guerra Russia-Ucraina c'era una foto con l'elmetto, eccetera. Quindi magari possiamo dirlo ai cittadini che il Partito Democratico magari... Diciamo alla Meloni magari. No, prima, ma appunto, siccome questa cosa della NATO vi piace tanto, delle armi di Biden, è una cosa che vi appassiona molto, a me no, e evidentemente possiamo proporre anche una mozione per dire stop alle armi, la votiamo, l'Ucraina anche domani, ho visto anche alla luce di quello che è successo negli Stati Uniti, cioè dato che insomma c'è la corsa a spendere in armi piuttosto che in altro, magari il Partito Democratico si rivede anche in Parlamento questa posizione, perché dei tagli in sanità ne abbiamo subiti 37 miliardi e gli stessi sindaci che oggi blaterano non ho visto una parola. Quelli che oggi parecchi sono lì da anni non hanno detto una parola nei 37,5 miliardi tagliati dal governo Monti, Letta, Renzi e Gentiloni. Sono dati ufficiali, riportato anche da GIMB, che è la rivista medica statistica in materia di sanità, e quindi magari no, 37 miliardi, quello non interessa. Allora, visto che siamo entrati... No, replica. No, 30 secondi. No, anche 40. Va tutto bene. Mi fa piacere che il consigliere Mancini abbia una sua, come dire, idea molto precisa. E mi risulta che ancora sia capogruppo della Lega. La Lega sta al governo. Il governo è sostenuto dal vice premier, che è Matteo Salvini, dalla premier Giorgia Meloni. E quindi credo che abbia tutti i canali governativi e parlamentari, perché i numeri
in maggioranza, giustamente, li ha Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, per dar seguito a quello che il consigliere Mancini propone. Votate, e quindi andiamo in Parlamento e vediamo. Non mi sembra che la Presidente Meloni stia tenendo l'atteggiamento consono o comunque conseguente rispetto alle parole del consigliere Mancini. Ma questo la Lega è che a un certo punto Salvini, non è che io dico parole non mie, Salvini a un certo punto note un po' di momento di calma sulle armi, perché con le armi non si ottiene la pace, basta guardare sul telefono. Quindi magari ne prendiamo atto, perché poi alla fine se uno poi questi stessi sindaci vanno dal loro punto di vista a combattere su cifre che ripartiti per comune non sono così rispetto ai bilanci dei loro comuni, ma riguardano tutti i comuni, non l'Umbria, io vorrei vedere quante proteste i stessi sindaci quando i tagli l'hanno fatti. Quindi non è che io rimbalzo l'accusa di incoerenza politica al consigliere Bettarelli, perché ne sono testimone, perché quei dibattiti io li ho sostenuti non solo in consiglio generale, li ho sostenuti anche nel comune da cui proveniamo io e il collega Bettarelli, e chiaramente c'era il tentativo, senza se senza ma, mal celato, di assolvere il governo che in quel momento faceva tagli ben più pesanti. Ok, vi riporto in Umbria e restiamo in Alto Tevere. Ho ancora due domande, i minuti sono pochi. Sanità dell'Alto Tevere, anche qui qualche protesta che ovviamente desta preoccupazione nella gente, perché vorremmo tutti che gli ospedali funzionassero bene, in armonia. Per esperienza personale dico che la sanità in Alto Tevere è eccellente. Ho dovuto trovarmici e quindi ringrazio tutti i professionisti che si adoperano ad Umberti di Città di Castello, realtà che ho conosciuto di persona. Ma quali sono le proteste? Ci sono tagli anche in Alto Tevere? Perché l'Alto Tevere in particolare, sta dicendo? La sanità, laddove rimane un'eccellenza in Alto Tevere, così come nel resto dell'Umbria, lo rimane grazie alla disponibilità, alla capacità, alla forza di volontà impagabile degli operatori, medici, infermieri, OSS, insomma tutti. Rimanendo al tema, visto che anche il tempo sta scorrendo velocemente, l'ultima questione su cui si è soffermata un po' anche la stampa è relativa al 118. Ovviamente il tutto fa riferimento ad una questione sanitaria di difficile visione, o meglio, non c'è una visione, nel senso che lo strumento che dovrebbe orientare le politiche sanitarie, che è il piano sanitario regionale, è preadottato da credo 3-4 anni, ci stiamo avvicinando a fine mandato e non mi pare di vederne la fine. In realtà vediamo il progressivo smantellamento della sanità pubblica. Venendo alla questione di merito, l'ultimo caso, ma fa seguito ad una serie di casi relativi alla senologia, alla radioterapia, alla mancanza di personale, ma ripeto, tutta una serie di casi, l'ultimo che ha creato un scalpore è relativa al posizionamento dell'automedica, che in teoria è sempre restata presso le due strutture di Umberti e Città di Castello, quindi con due turni, con un medico, oltre ai due, ad esempio Città di Castello, due più un terzo, pronto ad uscire per i casi di emergenza, e a causa di questioni di personale, di ferie legittimamente recriminate dai dipendenti, non c'è stata la possibilità di mantenere questo servizio per circa, adesso vado a spanne, circa 90 ore per il mese di luglio, così diamo, credo, anche qualche elemento più corretto, e è stato predisposto, pensato, poi grazie anche, credo, alla polemica che è emersa sui giornali in parte ridotta, è stato pensato di spostare una postazione a Trestina, che geograficamente è esattamente in mezzo fra Città di Castello e Umbertide. Quindi, siccome non c'erano due medici che potevano gravitare presso le due strutture ospedaliere, se ne è pensato di spostare uno. Questo è evidente che è un problema nella misura in cui parliamo di emergenza, è un problema per l'Alto Tevere, perché in queste 90, 96, 100, 80 ore che sono e che saranno, crea un potenziale problema, intanto perché di due mezzi ne esce uno, e poi ovviamente ci sono delle distanze in situazioni in cui il tempo è assolutamente dirimente, per cui per arrivare, ad esempio, io ho fatto l'esempio di San Giustino o Citerna,
E da Trestina è evidente che ci vuole più tempo, così come ci vuole più tempo per arrivare a Pietralunga, per arrivare allo stesso Umberti, dallo stesso Castello Nord. E tutto questo è un caso, e poi mi taccio, per dire che purtroppo non si è investito, fra le altre cose, in sanità, in personale. Non ci sono operatori nella fattispecie, non c'era un medico per coprire determinati turni. E la questione che a me ha fatto particolarmente, ha creato qualche, come dire, problema anche politico-amministrativo, fra l'altro col collega Mancini, poi avrà tempo per replicare, è vedere che gli 8 sindaci dell'Alto Tevere, compreso Umbertide e Citerna, quindi tutti i sindaci dell'Alto Tevere, si lamentano di questo disservizio e il consigliere Mancini che dà la colpa al PD. Ecco, io credo che dopo 5 anni... Dopo 5 anni dare la colpa al PD per un'amministrazione sanitaria da parte della Regione a trazione Lega, credo che sia complicato. No, bugie chilometriche, perché guardi, io se uno potesse portare la telecamera davanti al punto soccorso di Umberti, di Città di Castello e di Branca, perché il territorio è quello, noi abbiamo 6 ambulanze, tra l'altro recentemente riaffidate alla Croce Bianca, e quelli di prima, scelti da quelli di prima, lasciamo perdere le condizioni, sono stati anche... procedimenti amministrativi dalla polizia stradale che li riguardava. Beh, noi abbiamo dei mezzi del 118 eccezionali, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista del mezzo stesso. Ci sono praticamente queste due ambulanze che sono permanenti, ripeto, Città di Castello, Umbertide e Branca, con un'automedica che è stata messa semplicemente a 7 minuti da Città di Castello 8 o da Umbertide, ma solo di giorno. Ma se io scrivo nei giornali depotenziato il 118, il cittadino che non vede o che non è andato, creo allarmismo ingiustificato. E come ho detto nei comunicati stampa, e lo ricordo anche qui ai telespettatori, se pensate che l'AS 1, non Valerio Mancini, non l'assessore Coletto, abbia fatto delle irregolarità su quelle che sono procedure severissime sui soccorso, beh, andate alla Procura della Repubblica. È stato rispettato quelle che sono tutte le norme in materia di sicurezza e di soccorso. Tra l'altro, voglio ricordare al collega Bettarelli che il 118 toscano, per una riforma che ha fatto sulla presenza dei medici sui mezzi di soccorso, ha esteso le competenze all'infermiere soccorritore e il medico lavora dalla centrale. E noi, vi do una notizia, come 118 di Città di Castello siamo arrivati anche a Pieve Santo Stefano, che è un bel po' più dell'Umbria, perché le centrali di 118 si parlano. Voglio ricordare che quelli di prima avevano l'elisoccorso fuori regione, che arrivava dalle Marche, con un problema anche meteorologico che in molti casi non era ovviamente gestibile, e questa regione, la Giunta Tesei, ha fatto il nostro servizio di 118, che vuol dire essere qui in Umbria, non dalle Marche, non dalla Toscana, per le emergenze, tant'è che abbiamo subito recentemente la perdita di un carissimo nostro concittadino, oltre ad arrivare nei tempi strettissimi nel luogo del soccorso, è arrivato anche il 118, l'elisoccorso. Quindi c'erano tutti in tempi brevissimi, quindi non è vero che non funziona il servizio, è stato ridotto per un problema nella fase diurna di personale, ma i cittadini che chiamano la nostra centrale operativa sono assistiti egregiamente. Chiudo ricordando le polemiche sull'ospedale di Orvieto, 2 ore rimasti in corsia, 1 agosto 2017, denuncia, deve fare una coloscopia, torni dopo 2 anni, 30 marzo 2016, Terri, una mammografia, torni dopo 3 anni, questa è la notizia di Umbria Domani, datata 28 ottobre 2016, oltre 2 anni per un esame a Branca, lista in attesa, Gualdo News, datato il 25/2/2016, 27/2014, Terni, in ospedale, letti nei pazienti nei corridoi, ricoverati costretti sulle barelle, allarme posti letto, 14 ottobre 2014, Terni, vergogna in corsia, malati sistemati nei corridoi, 2015, e questi sono i 36 miliardi di tagli. Quindi dire, e chiudo dicendo, le cose che non vanno ci sono, ma creare allarme gratuito che fanno fare preoccupazioni sul nulla ai cittadini, lo trovo gravissimo.
E qui ci fermiamo, è suonata la campanella, non è quella della scuola, ma ci indicava che il nostro tempo è terminato. Grazie ai consiglieri Michele Bettarelli e Valerio Mancini. Grazie. Vi do appuntamento alla prossima trasmissione, Il Punto. Arrivederci.